Buongiorno, possiamo cominciare questa tavola rotonda sulla new economy, o meglio come è stata definita dal meeting, boom virtuale o sviluppo reale. È un tema stimolante visto che tutti noi leggiamo sui giornali, la televisione, questa nuova tecnologia, queste nuove opportunità che stanno aprendosi, e come tutte le cose nuove, con i rischi ad essi collegati. Abbiamo con noi delle persone che vivono a fondo queste esperienze, quindi spero che l'obiettivo di questa tavola rotonda è di uscire, diciamo, con un'idea più chiara su cosa sta succedendo e quali sono i presupposti per utilizzare in modo ottimale questa nuova tecnologia. Il mio compito è di introdurre la tavola rotonda, quindi prenderò 4-5 minuti anzitutto per ringraziare gli organizzatori, l'Union Camere e il Club Santa Chiara. Per chi non lo sa, il Club Santa Chiara riunisce tutti gli operatori della comunicazione in Italia, compreso internet, televisione, radio, eccetera, e ha più di 1200 iscritti. Quindi veniamo subito al tema. Io vorrei così creare un po' una conoscenza comune. Per qualcuno è già scontato, ma mi piacerebbe definire bene di cosa stiamo parlando. E in particolare che cos'è questa internet. Diciamo che in termini concreti è una information utility, usiamo queste parole inglesi ma rendono l'idea. Quando pensate alla corrente elettrica, al gas, all'acqua, al telefono, sono delle utilities cosiddette, cioè tecnologie inventate dall'uomo che rendono la vita più facile, più efficiente. La information utility trasporta bit anziché corrente elettrica, acqua o gas. I bit sono elementi di informazioni, elementi che traducono voci, dati e immagini in modo digitale e quindi facilmente trasportabile con reti fisse o mobili. Quindi attraverso reti private che uno si costruisce da casa sua all'impresa, alla multipoint, a rete pubbliche con gestori di servizi. Con lo sviluppo accelerato di questa nuova tecnologia sta aprendo tantissime opportunità. Quindi già oggi ci sono miliardi ormai di database e di informazioni che sempre si aggiungono a questa rete e sono disponibili al navigatore cosiddetto. In realtà quindi la internet non è altro che una utility, dicevo, che da solo ovviamente non risolve niente, come tutte le utilities, vanno utilizzate, cioè vanno creati dei contenuti affinché uno possa in un modo positivo sfruttare questa nuova tecnologia. Quindi è uno strumento potente per comunicare in modo multimediale, dalla posta elettronica, che ormai penso moltissimi usano, alla formazione a distanza. Ancora siamo all'inizio, stiamo sviluppando contenuti, stiamo cercando di capire tutti come meglio utilizzare questa tecnologia. Pensate, non so, ai motori elettrici. Se io faccio una domanda, non so, in casa vostra, quanti motori elettrici ci sono? Beh, in pochi secondi è difficile contarli, no? Televisione, registratore, frigorifero, eccetera. Ecco, i computer sono i motori elettrici della rete. Quando io mando un'email non so quanti computer metto in pista e francamente non ci interessa, perché quello che a me interessa è il risultato dell'operazione, il risultato del contenuto. Quindi noi dovremo sempre di più avere queste tecnologie sociali pervasive che si notano per la loro assenza. Come nessuno pensa di fare un ufficio senza corrente elettrica, penso che ormai nessuno pensa di fare un'applicazione o un ufficio senza un collegamento in internet. I siti vetrina sicuramente non producono più molti risultati, è stato il primo inizio che ha creato qualche delusione. Sempre di più si pensa a commerciare attraverso la rete, a creare contenuti interattivi, a fare in modo che l'uso di questa rete diventi da un lato familiare, addomesticato, diciamo, e dall'altro renda le aziende più efficienti. Le aziende sicuramente hanno i più grossi vantaggi in questa fase, aziende che possono gestire i processi di acquisto, i processi di gestione del canale distributivo, e anche gli enti pubblici possono fare servizi ai cittadini molto più efficienti.
si creano nuove professioni e sempre di più questo diventa il punto dolente, cioè il limite allo sviluppo e la mancanza di persone preparate. Oggi in Italia stiamo già soffrendo di questo. Statistiche dicono che mancano circa 60-70 mila persone, oggi se fossero disponibili, preparate, sarebbero già assunte, anche dalle aziende che siedono a questo tavolo. Per cui la grossa spinta alla formazione e a fare in modo che sia questo lo strumento per lo sviluppo di questa tecnologia. Ecco, io mi fermerei qui per dare subito la parola ai nostri relatori e si presenteranno da soli, ma credo che sia importante che voi capiate proprio la complementarietà anche delle esperienze che abbiamo su questo tavolo per avere una panoramica completa di questo nuovo mondo che sta nascendo. Do la parola quindi al dottor Silvio Scaglia, che è presidente e amministratore delegato di Ibiscom, che ci racconterà un po' di sé e un po' di questa azienda, cosa fa e che prospettive ha. Grazie. Bene, grazie. Di me brevemente, io come mia storia professionale sono un laureato in ingegneria di telecomunicazioni, mi sono laureato a Torino all'inizio del 1983. Subito dopo la laurea mi ero occupato effettivamente per sei mesi di ingegneria, per sei mesi ho fatto quello che avevo studiato progettando satelliti con l'Air Italia Spazio allora a Torino. Poi ho incominciato invece a interessarmi di aziende e di consulenza, dove ho lavorato nella consulenza per una decina di anni con Andersen Consulting, con McKinsey e con Bain Cuneo. Passando poi al mondo industriale con Piaggio, dove dall'inizio del 1990 mi sono occupato come direttore generale della filiale spagnola, allora era Motovespa, e poi delle attività non europee di Piaggio. Quindi mi sono occupato di moto e di industria meccanica, che era dove la mia attività di consulenza aveva incanalato le mie attenzioni e le mie esperienze fino a quel momento. Nel 1995 mi arrivò una proposta strana per me in quel momento da Omnitel, che non era nota, che aveva uno stranissimo business plan in cui si perdevano 400 miliardi all'anno per i primi anni per poi sperare di poterne guadagnare un 200 alla fine di questo periodo, di un periodo di start-up, no, che aveva il presupposto, l'obiettivo a quel tempo di riuscire a fare dopo 10 anni, pensate, 3 milioni e mezzo di clienti. E Omnitel cercava in me un direttore generale che avesse esperienza di start-up, di far nascere aziende. Siccome nel mio periodo di Piaggio mi ero occupato di far nascere aziende al di fuori dall'Europa, questo era sembrato, insieme alla mia laurea originale, era sembrato due elementi interessanti e ero stato scelto per fare il direttore generale di Omnitel nel momento dell'inizio di Omnitel. Poi le note vicende di Olivetti hanno fatto sì che Francesco Caio, che era l'amministratore delegato nel 95, lasciò Omnitel a metà 96, io divenni amministratore delegato e continuai in Omnitel fino all'anno scorso, fino all'estate scorsa, quando decise di fare un salto imprenditoriale, di fondare Ibiscom e di fondare Ibiscom sulla convinzione mia che il tempo ormai è pronto per un nuovo mondo di internet, che l'internet che noi conosciamo fino ad oggi, che è un internet di immagini e testo, possa essere rapidamente sostituita da un internet di video, no? Di un internet che riesca a mettere chiunque in contatto video con chiunque altro al mondo, no? Con una comunicazione video di ottima qualità, no? Di qualità uguale o superiore a quello della televisione. Quindi contatto tra le persone, ma anche contatto tra le persone e i contenuti. Questo vuol dire chiunque in contatto video con qualunque contenuto al mondo. E i contenuti possono essere qualunque cosa, da un film di Hollywood alla migliore università del mondo specializzata in un argomento particolare. Ecco, la convinzione che ormai la tecnologia sia pronta
per fare questo passaggio, dicevo, un anno fa mi ha portato a lasciare Omnitel e a fondare Biscom. E Biscom credo che in questo periodo, da un punto di vista assoluto breve, ma da un punto di vista dei tempi di internet lungo, quindi in meno di un anno, oggi abbia provato la fattibilità sia tecnica che commerciale di questo concetto. Oggi ci sono diverse aziende e diverse centinaia di persone in una prima fase già collegate con internet video, no, con fibra ottica che arriva direttamente in casa, no, con una rete che porta contemporaneamente sia internet, sia il video, sia la telefonia classica, no, integrandola sullo stesso filo e sulla stessa fibra ottica, fino a casa del cliente a dei costi estremamente competitivi. Tutto questo non costa più del telefono, di quanto paghiamo normalmente per il telefono. Quindi tutto questo è fattibile. Ne è dimostrata la fattibilità per la prima volta al mondo a Milano, in Italia. Oggi Ebiscom e in particolare Fastweb, che è la società che si occupa di questo, ha deciso di espandere a livello nazionale lo sviluppo di questa rete, che in questo periodo è stata sviluppata sulla sola città di Milano e che inizierà a essere venduta sistematicamente alle famiglie di Milano a partire da questo settembre, quindi dai prossimi giorni. Su questa scommessa Fastweb sta investendo una cifra enorme, quasi 12.000 miliardi, per riuscire a portare in Italia e riuscire a posizionare l'Italia come primo o tra i primissimi paesi al mondo in grado di avere questo nuovissimo strumento di comunicazione, che io penso personalmente che sia una leva di sviluppo del paese. Penso che basandosi su questo le nostre città e il nostro paese possa crearsi una parte di quel vantaggio competitivo che poi di fronte agli altri paesi è così importante per continuare a mantenere lo sviluppo e l'occupazione del nostro paese. Grazie. Grazie all'ingegner Scaglia. In pratica lui ci sta parlando della cosiddetta larga banda, in questo caso attraverso un cavo di fibra ottica. Ma è interessante sentire adesso il dottor Soru, che ha fondato Tiscali e sta continuando sviluppando la sua azienda con alleanze e accordi, su come vede la sua storia e come può così raccontarci la sua esperienza. Grazie. Ma la mia storia è un po' strana, intanto non sono un ingegnere, ho studiato economia in maniera anche un po' rocambolesca, perché a 20 anni mi sono sposato e ho subito avuto 2 figli e ho avuto un po' di difficoltà. Professionalmente ho fatto diverse cose, ho fatto dei supermercati perché mi sembravano una cosa innovativa in Sardegna, erano la fine degli anni 70 e li ho fatti mentre studiavo a Milano. Economia. Ho fatto il primo supermercato, era un'innovazione, e ho fatto il secondo, ho fatto il terzo, e andavano bene. E poi però mi è venuta voglia di tornare a Milano, sentivo i primi successi dei miei amici che avevano frequentato l'università con me, erano gli anni della finanza, gli anni dello yuppismo cosiddetto. E mi era venuta voglia di tornare a Milano e lavorare in finanza. Ho partecipato ad uno start-up di una cosiddetta merchant bank italiana e ho avuto la fortuna di lavorare, che subito dopo a questo start-up, era l'88 credo, aver vissuto proprio i primi giorni della liberalizzazione valutaria. In realtà da un giorno all'altro in Italia è successa una rivoluzione per quello che riguarda il mercato dei capitali e i mercati dei cambi, da una regola semplice ma fortissima che diceva che in materia di cambi era tutto proibito tranne quello che non era espressamente autorizzato, all'improvviso diventava tutto autorizzato tranne quello che non era espressamente proibito. Una rivoluzione in quel settore lì. Ho lavorato con un certo successo e sono andato via a 33 anni per costruire un centro commerciale in Sardegna. Ne ho fatto degli altri e sono andati bene. Nel 95 ero a Praga per costruire un centro commerciale
avevo venduto dei supermercati, avevo un po' di soldi e pensavo che i soldi forse valessero di più in questi paesi di recente apertura piuttosto che in Italia, nei paesi già ricchi. Ero lì per costruire un centro commerciale e mi sono innamorato di internet e ho pensato che sarebbe stato il centro commerciale del futuro, il centro commerciale da lì a venire. Nel 95, approfittando anche dell'aiuto tecnologico di una startup internet importantissima che era venuta in Sardegna, che si chiamava Video Online, ho lanciato una società che si chiamava Czech Online, ma usava il marchio Video Online, nella Repubblica Ceca. E l'ho fatto alla fine per il piacere di farlo, per il gusto di farlo, per la sfida intellettuale di farlo. C'erano da fare più soldi al momento comprando e vendendo i mobili a Praga o ristrutturando i mobili e vendendoli ai ricchi investitori, ma mi divertiva molto di più fare quella cosa lì. È stata la prima offerta commerciale di internet nella Repubblica Ceca, l'ho venduta un anno e mezzo fa, oggi è di gran lunga il più grosso internet provider, la più grossa società internet nella Repubblica Ceca. Nel 98 c'è stata la liberalizzazione delle telecomunicazioni in Italia. Io stavo terminando un centro commerciale a Olbia ed ero veramente stufo, perché per aprire un centro commerciale ci vogliono circa 150 autorizzazioni forse. E in più sei visto male dai piccoli commercianti, sei visto male dalle pubbliche amministrazioni, sei visto male da chiunque pensa che quello che tu stia facendo non è una cosa buona, è una cosa che va in contrasto, in conflitto con gli interessi di qualcuno. Per cui, al di là del fatto che le cose andassero piuttosto bene, che avessi guadagnato qualche soldo, a fine agosto del 97, appena avendo terminato l'ultimo centro commerciale, ho chiuso la società e ho detto che non avrei più fatto nulla che avesse avuto bisogno di autorizzazioni pubbliche. Non avrei più fatto nulla che avesse avuto bisogno. Per cui, insomma, a settembre abbiamo aperto l'ufficio, settembre-ottobre a Cagliari eravamo io e un altro mio collega che mi aveva aiutato a Praga ad aprire, a fare internet. A gennaio abbiamo assunto una neolaureata ed eravamo in tre, a gennaio del 98. C'era da chiedere un'autorizzazione, che era una licenza di telecomunicazioni. L'ho fatto molto umilmente andando in Viale America, se non sbaglio, a Leor, a Roma. E c'era un signore che rispondeva alle tue domande, un funzionario molto semplice, insomma. Sono rimasto io stesso sbalordito, con molta semplicità è arrivata questa licenza di telecomunicazione. E abbiamo iniziato a lavorare in Sardegna, credo con qualche successo. Oggi abbiamo circa 600 persone occupate in Sardegna. Non sono orgoglioso di nulla, se non del fatto che abbiamo occupato 600 persone con zero contributo dello Stato e con zero finanziamenti pubblici. E l'abbiamo potuto fare perché in Sardegna non abbiamo chiesto nulla alla pubblica amministrazione, non abbiamo chiesto nessuna licenza, l'unico volta che la pubblica amministrazione ci ha intercettato in Sardegna per l'autorizzazione sanitaria al bar aziendale dentro gli uffici. E questa è effettivamente questa è la mia storia e questa è la storia di chiunque, di ciascuno di voi, potrà essere la storia di ciascuno di voi, perché stiamo vivendo una rivoluzione. Non trovo altre parole per dirlo. La rivoluzione, stiamo vivendo la rivoluzione. Per la prima volta nel mondo l'unica cosa che conta è la conoscenza, la rivoluzione della conoscenza. Nel risvolto di un libro che ho già citato, che mi ha regalato il Serino Piolo un mese fa, c'è scritto che ancora alla fine degli anni 70 il 50% della ricchezza americana era ereditato. Il 50% della ricchezza passava in eredità. Per cui o facevi parte di quelli che la ricchezza la ricevevano in eredità o già dovevi moltiplicare per 0,5. Nello stesso periodo il 50% della ricchezza era legato al real estate, all'immobiliare o al petrolio. Circa il 25% della ricchezza americana era patrimonio immobiliare. L'altro 25% aveva a che fare col mondo del petrolio.
Eppure lì o ce l'hai il patrimonio immobiliare, o ce l'hai i pozzi di petrolio, altrimenti pesi per 0,5. Allora, oggi, negli anni, alla fine degli anni 90, giusto o sbagliato che sia, forse ci sono delle esagerazioni, sicuramente ci saranno delle esagerazioni, ma vedete quali sono le prime società quotate in borsa americana? Nelle prime 10, credo che ce ne siano la larga maggioranza di queste, sono società che sono nate e cresciute in pochi anni e che hanno il loro patrimonio solamente nella conoscenza che hanno saputo accumulare e organizzare. E allora, se la ricchezza è nella conoscenza, nel pensiero dell'uomo, nell'intuizione, anche qualche volta nella fortuita genialità dell'uomo, allora la ricchezza, quella buona, è nelle mani di tutti quanti. Perché se i terreni, le case, i patrimoni non si possono arraffare, non si possono acchiappare, non si possono ottenere molto facilmente, la conoscenza invece si può ottenere facilmente, libertariamente, pacificamente, è a disposizione di tutti. Peraltro, tutte le volte che qualcuno di noi acquisisce nuova conoscenza, non sta impoverendo nessuno, anzi sta arricchendo tutti. La conoscenza si condivide e più se ne acquisisce, più si diventa ricchi tutti quanti. Le case, no. Penso... Questa è la storia di Tisker e questa è più o meno la nostra business idea. Insomma. Penso che stiamo cominciando a rispondere alla domanda del tema. Adesso do la parola al dottor Contri, che ha una lunga esperienza nella comunicazione e ultimamente è consigliere della RAI, che ci darà il suo punto di vista su come queste nuove tecnologie stanno rivoluzionando anche lì l'ambiente. Allora, della RAI... Della RAI parliamo dopo, perché subito tutti vogliono parlare della RAI. Anch'io due parole, il mio background è di carattere umanistico, da 35 anni in comunicazione, lavoro da molti anni nel secondo gruppo mondiale di comunicazione, che è il gruppo Interpublic, e mi occupo proprio di un'unità italiana che si chiama Interactive Communication, che si occupa proprio di pubblicità online e di aziende, non so, abbiamo clienti come Microsoft, tanto per fare l'esempio. E però faccio tre lavori, perché faccio questo, faccio anche il presidente di questa associazione che fa la pubblicità sociale, che tutti conoscete, stiamo facendo questa campagna per l'alfabetizzazione informatica, non so se avete visto questo spot dove c'è quel casaro che riesce a vendere il suo formaggio anche in Canada perché conosce il computer in inglese, in questi giorni sta uscendo la campagna stampa sui giornali. Abbiamo ritenuto che ci fosse una responsabilità verso il sistema paese di fare una campagna sociale che non fosse la solita esibizione di buoni sentimenti, ma servisse a spingere anche in maniera un po' aggressiva. Infatti diciamo, chi sarà lo scemo del villaggio globale? Purtroppo sarà colui che non padroneggia perlomeno queste due minimali conoscenze che sono l'informatica e l'inglese. Quindi parliamo proprio di un sistema basico e devo dire che il nostro paese su questo è arretratissimo, perché agli ultimi posti che do penetrazione di computer siamo primi soltanto al Portogallo in Europa. Volevo farvi riflettere un attimo, quindi dicevo, però io riesco a fare tutto questo lavoro perché sono rigorosamente wired, da qualsiasi posto mi collego col mio computerino portatile, dialogo via email, eccetera, eccetera. Quindi sono un entusiasta, ma un entusiasta da sempre. Contemporaneamente sono un prudente e vi spiego poi perché. Io vorrei semplicemente farvi riflettere rapidamente su quali sono i driver. Si è parlato, giustamente Tisker ha parlato di rivoluzione, noi oggi siamo nel pieno di una colossale rivoluzione che forse è simile a quella che ci fu quando si passò dalla linotipia alla fotocomposizione, ma forse ancora maggiore. Secondo me i due driver fondamentali che stanno dietro a questa rivoluzione è innanzitutto il passaggio dall'analogico al digitale, perché questo ha permesso lo storare un'enorme quantità di segnali, la compressione dei segnali, la possibilità di trasmetterli in grandissima quantità, per esempio con la larghezza di banda. Contemporaneamente il passaggio dalla comunicazione a una via, quella broadcast, quella della televisione che parla a tutti, alla comunicazione a due vie, per l'appunto quella interattiva, che si chiama anche comunicazione one to one. Naturalmente le conseguenze quali sono? Che il potere in realtà poi che si stabilisce fra chi emette un segnale e chi lo riceve, si sposta il pendolo, diciamo, di questo potere, si sposta sempre di più dalla parte dell'utente finale o dalla parte del consumatore, perché alla fine è lui che interroga, è lui che dialoga, è lui che alla fine si farà il suo palinsesto. Quindi questa è una rivoluzione clamorosa che porta delle enormi possibilità, come è stato accennato, per le aziende,
attenzione, ma anche con rischi che prima non erano nemmeno immaginabili, perché quando io riesco a piazzare uno spot in televisione e parlo a 8 milioni di persone contemporaneamente, e questi bene o male, anche in virtù del duopolio che c'è nel nostro paese, altrove non possono andare, è un fatto, ma su internet per esempio ti possono vedere tutti in qualsiasi momento, dovunque, ma è anche possibile che se fai una cosa mal fatta non ti vede nessuno in nessun posto, mai. Quindi questo è un'alternativa veramente clamorosa. Si parla molto di convergenza delle tecnologie. Il grande dibattito è: ci sarà il telecomputer, ci sarà il computer vision, il televisore che diventa computer, il computer che diventa televisore. Sono cose un po' complesse da dire, ma in estrema sintesi bisogna stare molto attenti alla mitologia che si fa, perché l'ibrido che sta nascendo per il momento assume i limiti di entrambi. Quando la tecnologia sarà arrivata a un punto da eliminare i limiti di entrambi, allora sicuramente ci sarà un'esplosione. Sicuramente a decidere, secondo me, questa è una mia visione personale, ma ho partecipato a un seminario internazionale europeo su questo punto, visto che tutti gli operatori erano d'accordo, sarà la destinazione d'uso. Se il televisore di casa diventerà sempre di più il cinema in salotto, come oggi è possibile con una spesa molto modesta, francamente per diversi anni, secondo me, non sarà così automatico che uno navigherà su internet dal cinema in salotto. Però si dedicherà sicuramente a un interattivo molto semplice. Quindi io prevedo due tipi di interattività, una molto semplice e una molto complessa, che si continuerà a fare col computer. Se io devo assemblarmi una macchina visitando il sito della Dell per ordinare dei pezzi e andare a archiviare dei dati sul mio database, insomma, lo devo fare dal computer. Ma, come sta succedendo, si sta sperimentando in Europa, iniziative come quella di OpenTV, per esempio, che ti fa vedere il film. Quando hai finito il film, viene fuori una signorina che ti dice: voglio ricevere a casa il libro da cui è stato tratto, il film, vuoi ricevere la colonna sonora con il CD, vuoi addirittura fare una settimana di vacanza nei luoghi delle Maldive dove il film era ambientato, schiaccia il tasto sul telecomando, il tasto 3, senza neanche bisogno di mandare i dati né niente, abbiamo fatto già un tipo di interattività semplice. Questo, devo dire, è quello che sta per succedere. L'altro fattore fondamentale che non dobbiamo dimenticare è il tempo. Io, quando ero presidente dell'agenzia di pubblicità italiana, che ho gestito per 5 anni, ho fatto fare una quantità di ricerche che alla fine andavano tutte a mettere in luce che oggi viviamo in una condizione molto particolare. Venne fuori da quella che abbiamo fatto sui segnali deboli di cambiamento, che la nostra società è composta da una popolazione che non ha il senso della storia, ha paura del futuro perché non c'è più pensione, non c'è più lavoro per tutti, ed è assillato da questa sensazione di una clamorosa mancanza di tempo. Quindi il significato di tutto questo è che se io ho poco tempo e se io, azienda, voglio comunicare con te, ti devo assolutamente dare qualcosa di significativo, di fondamentale, di interessante. Possiamo dire che il peak time diventa my time, che è una cosa fondamentale. Dobbiamo anche domandarci che fine faranno i couch potatoes, quello che gli anglosassoni così definiscono la generazione seduta sul divano, no, le patate sul divano che guardano la televisione in maniera passiva. Ora, c'è una bella differenza, perché i couch potatoes sono passivi e gli interactive people invece è un popolo che si muove, fatto soprattutto di giovani, che però presenta anche dei problemi non indifferenti. Un mio collega di New York, che lavora da molti anni con Negroponte, dice che questo tipo di popolazione dedica sempre meno tempo a un sempre maggior numero di singoli pezzi di media e quindi, a causa dell'infomania, è incapace di trattenere significati e quindi colleziona frammenti. Quindi noi ci troviamo di fronte a uno strano animale che sta reagendo a questa rivoluzione. E devo dire che le abilità delle imprese, che vogliono poi dialogare con queste persone, è di effettuare una sorta di reconduzio ad unum nella testa di queste persone, per cui l'utilizzo, per esempio, delle comunità virtuali che si ruotano intorno a passioni e interessi, una sorta di piazzetta virtuale che viene rifatta virtualmente, potrà dare grandissimi risultati. In Italia, devo dire, l'esplosione ci sarà paradossalmente non perché ci manchi la tecnologia, anche se abbiamo qui esempi di persone che stanno facendo cose mirabolanti, ma ci mancano per il momento degli anelli della filiera fondamentali, per esempio la logistica. Se uno deve ordinare un pacchetto e poi questo gli costa 3 volte tanto per arrivare a casa, francamente non compra più niente. Quindi la logistica sarà sicuramente uno degli sviluppi. So che le poste stanno facendo delle cose fondamentali in questo senso e quindi appena partirà, quindi anche lì vedo delle grandi opportunità di lavoro, cooperative di consegna di pezzi ordinati.
L'altro problema è la storia dei contenuti. C'è un bel proverbio anglosassone che dice «The contest is queen, but the content is king». Noi dobbiamo assolutamente fare attenzione al fatto che non possiamo, come già si è fatto, è già stato anche accennato, non possiamo forzare contenuti vecchi in contesti nuovi, perché facciamo una cosa clamorosamente interessante, tecnologicamente up to date, e poi quando uno la guarda dice «So what? Ma che cos'è questo? Era la stessa cosa che vedevo in televisione, ma perché devo fare tutto ciò?». Quindi dobbiamo sforzarci. La grande scommessa è chi sarà, la vincerà, chi sarà capace di organizzare contenuti nuovi oppure contenuti vecchi ma riarrangiati secondo le esigenze. Poi c'è un altro problemino, tutto italiano, devo dire, che è la mitologia della tecnologia, per cui l'alimentazione delle aspettative che vengono create su questa rivoluzione, peraltro positiva, è persino eccessiva. Vorrei ricordarvi qua il pensiero di Giacomo Maramao, filosofo che a me piace molto, che avevo coinvolto in quella ricerca sui segnali deboli, e lui dice: viviamo una sorta di patologia dell'aspettativa. Il futuro non appare più come una dimensione liberatoria, ma come un susseguirsi di aspettative e di innovazione. Così che il tempo non ci appare più a nostra disposizione, ma ci appare come una dimensione che si sottrae alla nostra capacità di decisione. Una sindrome della condizione moderna che era stata intuita già a suo tempo da Shakespeare quando aveva messo in bocca ad Amleto questa bellissima frase: il tempo è uscito dai cardini, dannata sorte rimetterlo in sesto. Ora, questo è un altro punto fondamentale. Chi riuscirà a padroneggiare questo tempo, a ridare senso a questo tempo, farà successo sulla rete. Volevo finire aggiungendo due parole sulla questione della borsa, visto che era uno dei temi. Certamente la borsa in questa new economy dà tutte le risorse necessarie per questo sviluppo, ma contiene anche dei pericoli che secondo me stanno nella famosa visione a breve. Leggevo proprio giorni fa su Sole 24 Ore la storia dell'amministratore delegato della Procter, Dirk Jaeger, o quella signora, l'amministratore delegato della Mattel, la Jill Bayreid, che sono stati licenziati non perché i loro piani a medio e lungo termine fossero cattivi, anzi erano eccellenti, ma sono stati licenziati perché il titolo scendeva. E quando sono stati licenziati il titolo ha ripreso a salire, così come quando vediamo che la TNT licenzia 15.000 persone, improvvisamente il titolo sale. Quindi quando si parla di costruire valore per gli azionisti, secondo me dobbiamo anche riflettere se questo valore è effettivo e, come dice Soru, un qualcosa che costruisce qualcosa di sostanzioso, perché tutta questa nuova economia in realtà è nuova nel modo in cui si presenta, ma i fondamentali sono sempre gli stessi. Noi non ci dobbiamo dimenticare che natura non facit saltus, per cui costruire valore vuol dire anche costruire qualcosa di solido che può rimanere nel tempo. Per esempio, come si diceva, la costruzione di contenuti adeguati, anche la comunicazione. Io, da esperto di comunicazione, devo dire che le campagne che si fanno spesso ultimamente per queste start-up, per queste nuove società, sono volutamente demenziali e secondo me si dimenticano che si sta invece cercando di parlare a un pubblico di massa ai quali bisogna essere più semplici, più chiari, non così drammaticamente innovativi che non si capisce nemmeno che cosa dicono. In ogni caso, per terminare, il destino della convergenza è segnato, si tratta solo di capire quando ci coglierà. Negli Stati Uniti, in questo seminario internazionale di cui vi ho accennato prima, si parla del 2008 per raggiungere una penetrazione nelle case del video on demand del 66%, quindi vuol dire 78 milioni di famiglie, e noi credo che seguiremo con qualche anno di ritardo. Quello che ci rimane da fare è, credo, appunto, non perdersi di entusiasmo, però cercare la sostanza e seguire questa massima di Beckett, che ho trovato molto carina, che dice: fail, fail again, fail better. Sbaglia, sbaglia ancora, sbaglia meglio. Grazie. Adesso do la parola al dottor Giorgio Ronchi, amministratore delegato del fondo Venture Capital ETF. È un fondo globale, cioè investe in aziende in tutto il mondo e aziende che hanno proprio internet come motore per la crescita, per lo sviluppo. Direi che è molto interessante, perché anch'io recentemente, dopo aver lasciato la mia azienda, sto seguendo alcune giovani start-up, giovani di fatte da giovani, e mi accorgo che le idee e l'entusiasmo ci sono, mancano l'esperienza e i quattrini. Ecco, credo che sia importante capire come vengono proprio gestiti questi investimenti per le nuove aziende. Grazie. Buongiorno a tutti.
Per me è stato, per la mia carriera, per la mia attuale professione, è stato determinante l'anno che passai in America a 17 anni con una borsa di studio dell'American Field Service. Una borsa di studio che ho voluto ad ogni costo vincere, non per i motivi tradizionali, per andare a conoscere un paese interessantissimo, per andare a imparare l'inglese, ma perché volevo andare un po' a ricostruire una fase della mia famiglia. I miei nonni erano emigrati in America, emigrarono in America alla fine del secolo, e purtroppo morirono molto presto, lasciando 4 figli, 7, 5, 3, un anno, che vennero rimpatriati via nave dall'ambasciata italiana. E quindi nella mia famiglia, da quando ero piccolissimo, si parlava tantissimo dell'America, a volte anche così, pensando un attimo all'esperienza negativa, per cui mi ero imposto che sarei andato in America per vedere un attimino dove erano vissuti, dove avevano lavorato, a trovare qualche cosa che ricordasse un attimino i miei nonni. 2 anni dopo venne assunto all'IBM Italia, 35 anni fa. Ed ecco che i 2 ingredienti essenziali della nuova economia, della new economy, sono entrati casualmente nella mia vita, l'inglese e l'informatica. Rimasi nell'informatica praticamente tutta la vita, passai 23 anni alla Memorex, e dopo a 29 anni divenni amministratore delegato dell'Italia, a 34 vicepresidente dell'International, responsabile di 7 nazioni inizialmente, poi di 12, e nell'86, a 40 anni, feci il buyout di questa società, un buyout un po' folle, ma con gli standard degli anni 80, 3 milioni di dollari di capitale, 2 miliardi di dollari di debito. E in 2 fasi comprai sia la Memorex che la Telex. 13.500 persone, 27 paesi con una presenza diretta e altri 50 con una presenza indiretta. Poi, continuando quindi a andare avanti e indietro in America, ho contato più di 500 viaggi in 37 anni, ho conosciuto continuamente, mi sono aggiornato su quella che è stata la realtà americana e ho seguito il nascere dei venture capitalist e soprattutto negli anni 90, all'inizio dell'internet. E così decisi di partire anch'io a metà degli anni 90 col mio primo fondo, poi un secondo sempre in Europa, poi un terzo, e poi un paio anche nell'Estremo Oriente, uno in Giappone e uno nell'Asia Pacific. Tutti dedicati a investimenti nell'internet e quello che si chiama TMC, ossia tecnologia, media e telecomunicazioni. Nell'aprile del 99 questi fondi sono stati conferiti in una società, perché l'obiettivo è finale quello di andare in borsa. Società che ha sede a Lugano, dove sono approdato con la Memorex, provenendo da San Francisco e da Londra, quindi non scappando dall'Italia, e adesso siamo una delle più grandi realtà di venture capitalist europeo. Noi ci definiamo a valore aggiunto perché, provenendo dalla gestione delle aziende, dal numero di noi, vogliamo essere coinvolti nella gestione stessa delle aziende, vogliamo aiutare gli imprenditori a crescere in fretta, a crescere bene e soprattutto anche espandersi quando ha senso a livello globale. In effetti l'altro punto, valore aggiunto globale. Siamo partiti a Tokyo e Sydney prima di aprire un ufficio a Milano o a Londra, perché Milano e Londra si potevano servire anche da Lugano. Investiamo in questo momento negli Stati Uniti e in Europa. Per il 2000 investiremo circa 500 miliardi e verso la fine dell'anno dovremo incominciare a investire anche nell'Estremo Oriente. Abbiamo 40 persone di 12 nazionalità in 12 paesi, quindi è un vero gruppo multinazionale. Ci siamo circondati di persone che ci possono dare una grande mano nell'aver successo in questa attività. Abbiamo un consiglio di amministrazione che è formato da personaggi molto interessanti, molto importanti, ma soprattutto che ci aiutano molto, sia americani che europei. Da John Dean, che è il chairman, il presidente e l'amministratore delegato della Silicon Valley Bank, una banca molto importante nel nostro settore, presente in 148 offerte pubbliche, IPOs, in America l'anno scorso. Hans Olaf Henkel, che è il presidente della Confindustria tedesca, ma anche l'ex presidente amministratore delegato della IBM Europa, prima come ultimo lavoro e prima ancora presidente amministratore delegato dell'IBM Germania, Reto Brown, presidente della Unisys Mondiale, Bob Wilson, manager dell'anno per 2 volte in America e così via. Ma abbiamo anche un advisory board di personaggi che già hanno dimostrato un grandissimo successo in questo settore. Nel mondo.
da Avram Miller, che è stato per 15 anni lo stratega dell'Intel Corporation e anche la persona che ha fatto guadagnare l'Intel 3 miliardi di dollari nella New Economy, Mark Hoffman, che è il fondatore e il presidente amministratore delegato di Commerce One, una delle più importanti aziende di commercio elettronico, è stato nominato anche imprenditore dell'anno nel 99 in America, e lui era già stato nel 94 con la Sybase, e poi Mike Connors, uno dei fondatori di American Online, Ran Shiran, uno dei fondatori di Amazon, e così via. Anche i nostri azionisti sono di tutti e cinque i continenti, dall'America al Far East, all'Europa, dall'UBS alla Comit, dalla Silicon Valley Bank al Credit Bank di Bruxelles, da compagnie assicuratrici come la Swiss Re, l'INA o il Mediolanum, da società di brokeraggio come Nomura e Nikko, e così via. Il più importante, non tanto perché è azionista, ma direi perché con IBM Corporation abbiamo un'alleanza strategica a livello mondiale, appunto l'IBM, che ha deciso di investire nel nostro fondo, scegliendoci fra una quarantina di fondi da loro esaminati in Europa. Abbiamo portato in borsa 3 aziende negli ultimi 12 mesi, 2 a New York e 1 a Francoforte, e ne abbiamo vendute 3 molto bene. Attualmente abbiamo 60 investimenti, circa 30-30 fra America e Europa. 11 di queste società sono pronte per andare in borsa, altre 6 hanno ricevuto delle offerte d'acquisto che stiamo così esaminando. Aggiungiamo al nostro portafoglio da 4 a 6 aziende al mese e ci stiamo preparando anche per il nostro IPO, per la nostra entrata in borsa che prevediamo entro pochi mesi a Francoforte. Vi do 2 esempi di società che hanno avuto un successo eclatante. Commerce One, che è stata la società che ha avuto il maggior successo al Nasdaq l'anno scorso, è una piattaforma di commercio elettronico, come dicevo prima, si è già assicurata il 20% del mercato mondiale, che secondo Gartner Group raggiungerà i 7.500 miliardi di dollari nel 2004. Pensate che numeri. È quella società che ha messo insieme General Motors, Ford e Mercedes Chrysler nel marketplace dell'auto. Come vi dicevo prima, il chairman e CEO è Mark Hoffman, e che ho conosciuto così casualmente a Ginevra 4 anni fa, mi è stato presentato da un amico e subito è nato un feeling, e in effetti è stato uno dei primi azionisti della Fantastic Corporation, di cui parlerò poi, ed è anche un direttore del consiglio di amministrazione. Un anno dopo, quando ha fatto un round di finanziamento della sua società, mi ha chiesto se volevo investire, e l'ho fatto volentieri, anche se in quel momento era il primo fondo, avevo solo un paio di miliardi, che sono diventati più di 200 in 2 anni. La Fantastic Corporation invece è nata in un altro modo, l'abbiamo finanziata noi proprio dall'origine. Conoscevo i 2 danesi che mi hanno fatto la proposta di finanziamento, sono venuti a trovarmi a Lugano, non avevo neanche un foglio di carta, un business plan, però mi era piaciuta molto la loro idea. La prima volta che si sentiva parlare di broadband, di trasmissione a banda larga, e così ci ho pensato un po'. E prima, dopo un paio d'ore li ho richiamati sul telefonino, avevano appena attraversato le Alpi, e li ho richiamati e ho detto: venite che vi finanzio. Insieme abbiamo preparato il business plan, abbiamo dato loro degli uffici nei nostri uffici, abbiamo deciso di assumere un presidente amministratore legato, perché nessuno dei 2 lo era, e così abbiamo lanciato questa società che ha una piattaforma software che appunto aiuta la convergenza tra TV, PC, cellulari, soprattutto nuove generazioni, internet. Un esempio, WhatsApp, che è una partecipata di nostra e di Fantastic, è Kirk Media, il gruppo televisivo tedesco, permetterà di ricevere sul telefonino UMTS dei videoclip di sport. Abbiamo per esempio i diritti dei prossimi 2 campionati mondiali di calcio, oltre che di Olimpiadi e di alcuni club. Qual è il ruolo di un venture capitalist nella New Economy? Noi possiamo e vogliamo aiutare i nuovi imprenditori che già non hanno dei mezzi propri a disposizione o che non sono sufficienti a lanciare e sviluppare nuove società che appunto utilizzano queste nuove tecnologie, internet, wireless, broadband, sia mettendo loro a disposizione i mezzi finanziari, ma anche aiutandoli, trasferendo loro la nostra esperienza manageriale, la nostra rete di partners e potenziali clienti potenziali nel mondo.
E non solo in questo modo incoraggiamo l'innovazione, ma anche creiamo molti nuovi posti di lavoro, e su questo punto tornerò poi. Come facciamo a decidere di investire in un'azienda piuttosto che in un'altra? Quali sono i criteri di valutazione? Innanzitutto c'è da dire che riceviamo centinaia e centinaia di proposte di investimento al mese, quindi occorre fare un certo screening, una certa selezione, e innanzitutto guardiamo se queste proposte di investimento rientrano nella griglia che ci siamo autoimposti, nella quale abbiamo deciso di giocare un ruolo, anche perché abbiamo delle conoscenze interne. Poi guardiamo se queste aziende sono in concorrenza o sono complementari a quelle in cui abbiamo già investito, perché se fossero complementari ci sarebbe anche un valore aggiunto. Ma la grande attenzione è posta sul management team, sulla squadra, sul numero uno e la sua squadra, perché è quello che fa la differenza. È più facile aver successo con un business plan mediocre e una grande squadra che viceversa. È ancora più vero nel mondo internet, perché i tempi si sono raccorciati enormemente, c'è meno spazio per correggere eventuali errori. Passato questo test si guarda il business plan, si guardano i flussi di cassa, le proiezioni finanziarie, le esigenze di cassa, quando si arriverà al profitto, i patti parasociali e così via. E una volta fatto l'investimento ci si butta pancia a terra a cercare di aiutare la società a fare delle scelte giuste dall'inizio, a espandersi rapidamente se ci sono i presupposti a livello mondiale, avendo delle persone in 12 nazioni sul territorio che possono aprire le porte, che possono evitare quegli errori o quei tempi lunghi di start-up in ogni nazione. Il nostro intervento ovviamente dipende molto, è calibrato sulle singole società e ovviamente dipende molto dallo stato di queste società. Alcune sono appena partite, altre viceversa hanno già 2 o 3 anni di vita, quindi ovviamente va calibrato. Vi posso fare un esempio, non so, per la Fantastica siamo riusciti a convincere aziende quali Intel, Reuters, Deutsche Telekom, British Telecom, Lucent Technology, L'Oral, Satellite, Kirk e così via, no? A entrare nel capitale sociale, ma siamo anche riusciti a aiutarli a far partire 4 joint venture, una in Germania con Deutsche Telekom, una in Inghilterra con British Telecom, una a Singapore con Singapore Press Holding e una a Zurigo con Kirk. Abbiamo appena fatto un investimento molto vicino a questo gruppo, a DV Express, con Guido Confalonieri in prima fila e con gli amici del Club Santa Chiara. Io direi che concludo la prima parte in questo modo. Bene. Adesso facciamo un secondo giro in cui vorrei spostare un po' l'attenzione sugli aspetti più umani, cioè in pratica chiedere ai relatori, rifacendo il giro di tavolo, un po' un loro giudizio su come si sta evolvendo dall'ambiente di lavoro alla società, agli sviluppi, cioè capire un po' di più, insomma, come si vive in queste aziende, che tipo di professionalità sono richieste o quali sono i punti, diciamo così, a cui stare attenti per evitare appunto il discorso del boom anziché quello della sostanza, del valore aggiunto. Poi volevo fare un commento sull'economia americana ed europea. Credo che dobbiamo riprendere coscienza che la cultura europea non è quella del breve termine. La cultura europea deve sempre più nelle aziende pensare a quelli che si chiamano stakeholder, certamente gli azionisti, ma anche i dipendenti, l'ambiente, la società tutta, il collegamento col mondo no profit, cioè noi dobbiamo resistere alla tentazione di fare aziende solo, diciamo, puntate sul ritorno a breve, perché questo nel tempo è distruttivo. Quindi ricominceremo con lo stesso ordine a questo punto e ovviamente i relatori sono assolutamente liberi di aggiungere ogni contributo anche reagendo a quello che hanno sentito. Grazie. Bene, mi pare che quello che ci sta chiedendo di parlare dei valori delle aziende e di che cosa poi alla fine
governa la cultura interna dell'azienda. Per far questo credo che sia importante capire che cosa un'azienda vuole fare prima, perché poi i valori non sono molto funzionali agli obiettivi, alla missione, a ciò che il gruppo di persone che si trova a costruire soprattutto un'azienda nuova vuole fare. Beh, nel nostro caso, nel caso di Abiscom, dicevo, noi vogliamo creare prima rispetto a tutte le aspettative, no? Per esempio gli studi che citava prima anche Alberto Contri, la convergenza avverrà tra il 2005 e il 2008, bene, noi la stiamo facendo, la vogliamo far avvenire adesso, partendo dall'Italia, partendo dalle nostre città e dal nostro paese, prima che negli altre parti del mondo, cioè questo è il nostro obiettivo. Su questo obiettivo, che dicevo ormai è tecnologicamente dimostrato, commercialmente dimostrato, abbiamo messo insieme una squadra di persone con una profonda esperienza tecnica e tecnologica di questo tipo. Per fortuna, anche dovuto al mio background, al background di tutti i partner iniziali di Abiscom, no, sapevamo quali sono le persone, no, che in Italia e che nel mondo hanno questo tipo di competenze. E abbiamo avuto una facilità notevole nel mettere insieme delle competenze uniche. L'abbiamo fatto con un concetto di partnership, quindi con un concetto non di azienda tradizionale. E l'azienda tradizionale è qualcosa di basato su un know-how che ha l'azienda, su un capitale che ha l'azienda, no, e che in qualche modo trasferisce a chi collabora all'azienda. Qui, per fare qualcosa di nuovo, è chiarissimo che dovevamo invece mettere insieme delle competenze che sono nelle persone. No, per creare dei nuovi processi, dei nuovi sistemi, una nuova tecnologia, non si può seguire una procedura già esistente da mettere poi nelle mani di chi è nell'azienda e chi è impiegato dall'azienda. Quindi abbiamo creato una cultura di partnership in cui chi è con noi è azionista della società fortemente, quote enormi della nostra società sono nelle mani, no, di chi lavora nell'azienda, ma soprattutto è imperniata su una ventina di persone che sono stati un po' i padri fondatori di Abiscom, che hanno portato quei nuclei iniziali di competenza che ci hanno consentito poi di procedere rapidamente. La cultura di partnership fa anche sì che le decisioni non debbano passare tutte dallo stesso tavolo, ma ci sono 20 persone che si fidano reciprocamente per conoscersi, per essersi conosciute reciprocamente da tanto tempo, per stimarsi professionalmente da molto tempo, che hanno la capacità di decidere indipendentemente l'uno dall'altro, il che vuol dire una velocità esecutiva enorme per l'azienda, ed è solo in questo modo che io penso che, essendo partiti a settembre dell'anno scorso, no, oggi Abiscom sia un'azienda, non riesco mai a chiamarlo un gruppo perché non credo che la parola gruppo rappresenti bene lo spirito, i valori di partnership che sono all'interno di questo, che occupa 550 persone, che capitalizza 16.000 miliardi, no, che ha oggi le risorse sia umane che finanziarie in 3.000 miliardi di cassa disponibili all'interno della nostra azienda, no, per essere investiti e per creare, no, praticamente, no, i sistemi nuovi di convergenza tra internet, video e il telefono. Quindi questa profonda partecipazione di chiunque lavora in Abiscom, le prime 20 persone ma anche poi tutte le altre 550, al progetto e alla progettualità iniziale, e la compartecipazione enorme ai risultati, al successo che si crea, credo che rappresentano un po' l'anima di come si lavora da noi. È uno spirito di partnership allargato non solo ai primi 20, ma a tutte le persone che si sono poi man mano aggiunte e che continuano ad aggiungersi alla nostra azienda. Grazie. Chiederei anche al dottor Soru di, come dire, rispondere a questo quesito. È veramente un boom virtuale, lo sviluppo reale, come lo sta vivendo nella sua esperienza e con le persone, con l'impatto che potrà avere, guardando anche un po' più avanti nella società, queste nuove tecnologie?
No, che non sia solamente un boom virtuale, ma che sia un... che sotto ci sia molto di reale, l'ha appena ricordato anche Silvio Scaglia, di molto reale, ci sono 550 persone che lavorano. Come dicevo prima, di reale ci sono 600 persone che lavorano a Cagliari, saremo un migliaio entro la fine dell'anno. E se c'è una persona a cui debbo qualcosa, è un suo collega che si chiama Elserino Piol, che faceva Venture Capital in Italia, per cui ben vengano i fondi di Venture Capital. All'epoca aveva anche detto che il fondo di Venture Capital era intervenuto laddove non era riuscito a intervenire. La legge, se non sbaglio, si chiama 488, i fondi di quest'altra legge, di quest'altra ancora, non è riuscita a intervenire la finanziaria regionale, che pure è lì e ha un nome, finanziaria per lo sviluppo della regione sarda. Tutte le banche che compongono una strada del centro di Cagliari, nessuna mi aveva dato una linea di finanziamento, alla fine mi ha dato i primi 4 miliardi di finanziamento il Serino Piol dopo una conversazione di un'ora e dove nemmeno uno... non gli avevo fatto vedere uno straccio di business plan e nemmeno un pezzo di carta. Quindi, come diceva lei, credo evidentemente sull'intuitus persone, sul feeling che si crea. L'unica cosa, bisogna stare attenti a dargli il meno possibile di percentuale del capitale della società. Quindi, tanto per loro... tanto per loro è indifferente, ti danno, mettono a budget una cifra, poi sia che gli dia il 10%, il 20%, il 25%, non cambia nulla, loro hanno quella cifra lì. Per cui c'era stata una conversazione divertente con Piola, alla fine mi ha detto, ok, le do il 4 miliardi per il 20% della società. Io gli ho detto, vabbè, facciamo 4 miliardi però per il 10%. E lui mi ha detto, sì. E questa è andata esattamente così. No, vabbè. Ed è andata esattamente così. Per quanto riguarda che cosa c'è di irreale in questa cosa, di irreale c'è la possibilità di attrarre al lavoro delle intere aree geografiche che prima erano emarginate. Di reale c'è che stiamo parlando di una rete di telecomunicazioni e non di vie di comunicazione. Però ricordate le strade romane, tutte portavano a Roma, tutte portavano da Roma, per cui magari due città ben lontane, se si dovevano parlare tra di loro, in ogni caso dovevano passare da Roma. Questa è stata anche Internet all'inizio. Molti di voi probabilmente si saranno mandati un'email alcuni anni o sono da Milano a Pescara e probabilmente quell'email è passata da New York, perché Internet era centralistica, Internet aveva un centro ed erano gli Stati Uniti, lo sforzo è quello di cercare di fare in modo che questo centro non esista più, lo sforzo è quello di trasformare vie di comunicazione in una rete di comunicazione. Rete è una parola bellissima, rete è una parola democratica, perché in una rete non c'è più un centro, in una rete non c'è nord e sud, non c'è destra e sinistra, una rete, ogni nodo di una rete è identico a quell'altro, è più a destra di qualcuno ma è anche più a sinistra di qualcun altro, una rete è identica, ogni punto di una rete è identico. E se mettete due pezzi di rete una a fianco all'altra, ed è un lavoro facilissimo, in pochi minuti avete solamente una rete più grande, nessuno si ricorda prima che erano due, si ricorderà più del fatto che erano due reti separate. Questa è una cosa fondamentale. La rete, il valore della rete è questo, è di spazzare via il concetto di nord e sud e la possibilità di portare alla vita reale, al business reale, intere popolazioni, intere risorse, intere intelligenze che prima erano oziose. Un'ultima cosa. Questo mondo digitale che stiamo così, dell'economia digitale che stiamo conoscendo, è molto reale perché si basa su un presupposto che oggi oltre il 50% di tutte le transazioni economiche che accadono ogni giorno, tutte le volte che passa del denaro da una tasca all'altra, oggi oltre il 50% riguarda delle merci, beni o servizi che possono essere spediti via cavo, beni o servizi che sono digitalizzati. Una transazione finanziaria, la prenotazione di un biglietto aereo, un CD musicale, un'informazione, un libro, un dato, il lavoro di qualcuno che tiene la contabilità in India per un'azienda che magari è in Svizzera. Oggi oltre il 50%
delle transazioni economiche mondiali riguardano beni e servizi che possono essere digitalizzati. Che possono essere digitalizzati cosa significa? Che possono essere comodamente, che possono essere comodamente prodotti a casa propria. Casa propria intendo dire non necessariamente nel centro di Milano o nel centro di Parigi o nel centro di Londra, e possono essere trasportati in tempo reale in una briciola di centesimi di secondo e a costo molto vicino allo zero. Questa è la cosa fantastica della rete, aver spazzato via il concetto nord e sud e il concetto delle grandi città, il concetto dei grandi agglomerati urbani, il concetto dei distretti industriali. Non è ancora così, ma inequivocabilmente questo sarà il futuro che io mi aspetto. Un futuro dove ognuno se ne sta a casa sua e può lavorare per qualcuno che sta molto distante da lui. E lavorare è una parola buona. Molto interessante questo concetto di spostare il lavoro dove sono le persone e non viceversa. Basta pensare al pendolarismo delle nostre città. Comunque su questi temi sentiamo il dottor Contri come sviluppa il suo giudizio, la sua risposta. Anche provocatoria, mi diceva. No, provocatoria nel senso che non posso non parlare a questo punto di questa esperienza clamorosa che mi è capitato in questi 2 anni di essere stato del tutto inaspettatamente nominato consigliere d'amministrazione della RAI. E quindi 2 parole invece sulla mia attività normale. Vivere in una multinazionale della comunicazione è comunque oggi un'esperienza affascinante, mentre negli anni passati in fondo alla pubblicità risentiva ancora di questo aspetto della Milano da bere, le modelle, tutte queste robe qua. Oggi questo c'è ancora, ma in minima parte, diciamo, oggi si tende veramente a costruire, perché proprio perché siamo sul virtuale, costruire un'immagine è un lavoro complicatissimo, difficilissimo, e vivere su questo fronte, su questo frangente fra l'online e l'offline, significa stare sostanzialmente molto dalla parte degli utenti e dei consumatori, quindi essere l'interfaccia delle aziende su questo fronte. Quindi è un mestiere molto interessante, molto affascinante. Devo dire, c'è un bisogno enorme di giovani che entrino, ci contendiamo fra quelle 50-60 agenzie che contano quei 20-30 esperti bravi giovani di web, ce n'è pochissimi, veramente pochissimi, capaci sul serio di fare contenuti che comunicano. E quindi stiamo anche allevando, nella mia agenzia abbiamo fatto una cosa che abbiamo battezzato Kindergarten, e stiamo allevando una quantità di pulcini che speriamo che poi rimangano. Ma in genere rimangono perché, anche se non hanno le stock option, perché questa è l'altra cosa che poi te li portano via, perché tu gli dai uno stipendio anche elevato, ma vanno a una start-up e gli mollano le stock option, e lì non c'è cosa che tenga. Anche questo impatto sul mondo del lavoro è molto interessante. Però per venire a questa vicenda, che francamente non si può passare sotto silenzio, questa esperienza peraltro affascinante, perché se voi pensate a un esperto di comunicazione, andare alla RAI è come per un bambino entrare in una fabbrica di cioccolato, perché francamente ci sono una quantità di attività estremamente interessanti. Io non posso non menzionare, Scarfone mi aveva chiesto anche di parlare di eventuali incontri, io però più che di incontri recenti non posso non menzionare un incontro che ho fatto nel 68, che è proprio Don Giussani, che io ho conosciuto per molti anni personalmente, poi ci siamo un po' persi di vista, e devo dire, ha un aneddoto molto divertente. Io con lui ho girato negli anni, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, abbiamo girato insieme l'Italia varie volte, perché io avevo una macchina veloce, comoda, soprattutto con un grande impianto musicale, e lui era appassionato di musica, e allora quando c'era bisogno di andare in giro chiedeva sempre che lo accompagnassi io. Naturalmente questo per me è stata un'esperienza clamorosa, perché siamo andati da papi, cardinali, uomini di Stato, abbiamo passato insieme giorni, giorni e giorni. Mi ricordo una volta facemmo Milano, Roma, Rimini, Milano, Roma, Milano, tutto di fila, senza mai fermarci. E devo dire che in questi viaggi ascoltavamo quasi sempre alcuni suoi preferiti, che erano il trio Opera 100 di Schubert, che tra l'altro è appena uscito nella collana dello Spirito Gentile con un suo commento, dove ho visto riecheggiare le nostre chiacchierate quando lui dice questa musica esprime la tensione dell'uomo a qualcosa di più grande, il contrasto con le sue difficoltà oggettive, quindi questa continua tensione, quindi viene fuori soprattutto il secondo movimento, questo pezzo che è uno dei pezzi più struggenti della musica contemporanea, della musica classica. Poi la settima di Beethoven, mi ricordo che gli feci ascoltare Keith Jarrett e lui si entusiasmò ogni volta che andavamo in giro, dovevo sempre sentire un pezzo del concerto di Colonia. Ma ho voluto citare questo perché fra le tante cose
anche semplici che dicevamo, siccome io avevo una certa mania di essere perfezionista, lui mi diceva sempre ricordati che il meglio è nemico del bene. E poi mi ricordava anche questa massima di von Balthasar, la verità è sinfonica, però è fatta di identità, ma è sinfonica. Allora, tutte queste cose che lentamente sono rimaste lì in fondo alla mia testa, quando sono arrivato in questo consiglio molto complesso, è inutile che ci stiamo a raccontare tutto quello che ci sta dietro, dove c'è comunque una maggioranza anche politica abbastanza precostituita, è stato anche detto apertamente, però devo dire, in molti casi c'è stata anche una maggioranza variabile, segno che comunque è un buon segno che su alcune questioni concrete ci siamo suddivisi più sul merito che non sulla maggioranza politicamente precostituita. Per esempio col consigliere Emiliani, io mi considero un cattolico liberale, lui un laico di sinistra, spesso abbiamo dei punti di vista in comune, lavoriamo molto per la musica, anche lui ha un suo senso religioso sul quale ovviamente ci troviamo, il senso del bello, il senso dell'estetica. Si è fatto tanto lavoro, abbiamo risistemato tante cose e si è dovuto anche inghiottire parecchio, secondo questo concetto che gli anglosassi chiamano dell'accountability, quando uno viene nominato amministratore pubblico di un'azienda da 11.000 dipendenti e 4.400 miliardi di fatturato fra canone e pubblicità, insomma, purtroppo delle volte devi anche passare sopra a quello che vorresti fare nell'immediato, delle volte vorresti prendere qualcuno e strozzarlo con le tue mani, e invece devi stare buono, inghiottire e far passare perlomeno quello che è per il bene dell'azienda. Così facendo, devo dire, abbiamo risistemato tante cose, abbiamo fatto il più bel bilancio degli ultimi 10 anni, ricordando appunto sempre che il meglio è nemico del bene. Non altrettanto, secondo me, si può dire di ciò che si è fatto sui contenuti. Come voi sapete, è una battaglia che io ho sostenuto per 2 anni, internamente al Consiglio, quando non ne ho potuto più, anche esternamente, perché è una battaglia che io ritrovo fondamentale. Una battaglia che purtroppo è spesso stata ritenuta anche all'interno o astratta o strumentale. Non si capisce perché uno che debba fare una battaglia sui contenuti gli venga rinfacciato che lo fa per motivi strumentali. Francamente altro strumento non c'è che domandarsi se questo servizio pubblico deve in qualche modo fare qualcosa per il Paese, quindi i contenuti vanno assolutamente curati. Dopo 2 anni finalmente siamo riusciti, mi ha fatto molto piacere sentire Scaglia dire noi abbiamo una missione precisa, vogliamo entro tale data fare questo, perché questa è la chiave di ogni azienda, avere una missione chiara. Noi per esempio non avevamo una missione chiara, o comunque la missione dell'azienda era interpretata di volta in volta a seconda del Consiglio d'amministrazione, visto che c'è sempre stato un azionista virtuale come l'IRI, adesso c'è un azionista temporaneo, insomma, per cui quelli che sono lì, bene o male, o riferendosi ai partiti o meno, insomma, fanno quello che possono. Siamo riusciti a fare questa missione, devo dire, ci abbiamo messo 2 anni e mezzo, potevamo mettercene anche meno di mezzo, e la mia più grande soddisfazione è di essere riuscito a far mettere dentro questa missione la prima riga, dice informare e formare al senso critico. Ora, il senso critico nasce da un giudizio, da un confronto che uno ha tra la propria situazione di oggi e la propria storia, e quindi la propria tradizione, quindi torniamo al punto dell'identità. Ora io credo che oggi quello che si debba comunque serenamente denunciare, qui mi assumo la responsabilità di ciò che dico e a titolo rigorosamente personale, io credo che oggi c'è comunque nei mezzi di comunicazione, nel loro complesso, una sorta di egemonia laicista, non laica, badate, perché laica andrebbe bene, laicista anche di una parte della sinistra, che avendo dovuto rinunciare a tutte le proprie tradizioni e alle proprie identità, sembra non poter ammettere che altri abbiano una tradizione e una identità. Curiosamente è la stessa parte, diciamo lo stesso cluster di popolazione, per usare un gergo sociologico, dei ricercatori che ha scoperto il mercato, il marketing, la pubblicità come quelli che scoprono il sesso in tarda età, che come è noto spesso dà alla testa. È la stessa parte che oramai trova noioso parlare di responsabilità culturali del servizio pubblico, della crescita del paese, dell'educazione, dell'alfabetizzazione alla conoscenza, al gusto e al bello, perché tutte queste cose sono viste come dei sgradevoli ostacoli a un luminoso destino commerciale. Pensate che strana inversione. Io che sono il pubblicitario, che dovrei essere il becero che si insegue il soldo, il denaro, il profitto, sono stato scavalcato a destra da chi invece doveva essere per la solidarietà e per il bene pubblico, invece sono passato dall'altra parte. Tutto molto divertente. E anche sempre lo stesso gruppo che ritiene, gruppo di persone, perché non sono poi così tante, che secondo me credeva di aver raggiunto il massimo del progresso civile con la giornata del Gay Pride. Io sono stato il primo
mi ricordo durante la Traviata a Parigi, a chiedere facciamo una giornata di riflessione su questa tematica, ma di riflessione, non delle volte come è stata fatta. E non si raccapezza per questi 2 milioni di ragazzi che sono stati in pellegrinaggio, non sanno cosa vuol dire pellegrinaggio, secondo me. C'è un aneddoto molto amaro, se volete, con un responsabile della nostra fiscia che non voglio nominare. Provocatoriamente un giorno gli dico, scusa, ma siccome la cultura, il sentimento comune passa nella fiction, in ciò, non tanto nei telegiornali, perché in realtà quello con l'Osservatore di Pavia poi si è obbligato a pesare col bilancino, ma passa poi nello spettacolo e nella fiction. Dico, ma perché in un plot, in una storia, non mettiamo, non so, il nipote di nonno libero, non gli facciamo dire semplicemente che lui esce di corsa perché deve andare a catechismo? E lui mi guarda stupito e mi fa, ma quest'Italia non esiste più. Ecco, questa è la spiegazione di quando poi si stupiscono da dove vengono fuori questi 2 milioni. Quindi, tornando a questa battaglia, non è perché io vorrei fare una televisione adesso tutta, anzi, delle volte è fin troppo istituzionalmente sugli aspetti istituzionali liturgici della Chiesa, ma è totalmente deprivata dell'aspetto di mistero, dell'aspetto di trascendenza. Persino le fiction religiose, secondo me, sono diventate delle cose minimaliste, dove si vedono gli effetti di luce viola con la Madonna che appare. La mia idea di pluralismo è invece un incontro di culture, un incontro di identità, non l'ambiguità come è stato teorizzato, ma invece l'avere il coraggio di dichiarare la propria appartenenza e di confrontarsi. Ora c'è da domandarsi, avete visto sui giornali in questi giorni, oramai si sta scaldando il dibattito, privatizzare sì, privatizzare no, privatizzare in parte, far entrare... Un altro grande che ho conosciuto molto da vicino, col quale ho fatto molti viaggi, era Giovanni Testori, il quale mi diceva sempre, tu ti devi chiedere sempre perché. Quando vedi un film e vedi che uno dice una cosa che dici ma perché fa questo? Allora ti accorgi che non va bene. Oppure quando vedi un pittore e vedi una luce e devi chiederti ma perché lui fa così? Allora stranamente tutti parlano di questi grandi processi industriali e nessuno si domanda perché. La vera domanda è serve oggi in Italia un servizio pubblico? Punto primo. Se serve come deve essere fatto? Punto secondo. Se deve essere fatto, di quante reti ha bisogno? Punto terzo. Dopodiché parliamo del resto. Invece qua si mette tutto alla rovescia. E dopodiché mi viene anche il dubbio che non ci fosse alle volte un progetto del quale a questo punto si intravedono i contorni. Perché se è vero che allora 2 reti con questa divisionalizzazione le abbiamo fatte tra l'altro derivare totalmente verso una deriva commerciale, e quindi possono essere o privatizzate o messe sul mercato, o comunque si occupano soprattutto di fare la televisione commerciale, rimane una sola di servizio pubblico, no, però qui ce lo dobbiamo dire, la terza rete è culturalmente completamente occupata, e quindi non è che adesso poi quella rimane, questi sono problemi che assolutamente vanno presi in considerazione. Naturalmente io non ho responsabilità su questo, se non, ripeto, aver inghiottito a suo tempo, ma quando allora c'era un progetto di una cosa unitaria. Se adesso la cosa va divisa, credo che la responsabilità a questo punto passa alla classe politica, che sia maggioranza, che sia opposizione, quelli che vengono, devono però prima di fare delle cose fondamentali su questo, comunque su questa azienda che ha nel bene e nel male custodisce la memoria del paese, prima di decidere cosa farne, che si domandino il perché e ce lo dicano a tutti quanti noi come cittadini. Per parte mia, io continuo la mia battaglia, che non è astratta, non è strumentale. L'altra cosa che mi ha colpito, devo dire, in questi 2 anni è sentirti rinfacciare che se hai un ideale avrai sicuramente un secondo fine, perché no, sembra non più possibile avere un ideale, e invece, come dice il titolo di questa manifestazione, un ideale che non finisce mai. Non vorrei che fosse vero, per quel che riguarda questa azienda, quello che dice Domenico De Masi su questa, l'introduzione, tra l'altro questa breve analisi che invece è molto più articolata in 20 pagine in questa rivistina che si chiama Next di Franco Maria Ricci, per chi fosse interessato, quelle cose che vi ho detto prima, più articolate, nel presentarla Domenico De Masi, che è un sociologo molto brillante e anche molto divertente, dice... Per sentirsi vivere i greci dovevano creare cose belle. Com'è che noi per sentirci vivere ci siamo ridotti a creare cose inutili? Quindi questa domanda ci dobbiamo fare quando parliamo del servizio pubblico. Grazie Alberto. Grazie Alberto. Le ultime battute le chiediamo a Giorgio Ronchi, che
credo fra tutti i panelisti sia quello che ha girato il mondo in lungo e in largo tantissime volte, quindi ha questa visione globale e può darci qualche aneddoto, qualche pensiero su come sta vivendo lui il rapporto nella sua azienda e come prospettive nella società. Ma io direi che il mercato, il villaggio globale si è realizzato per quanto mi riguarda. Non ci sono delle grandi differenze ormai fra popoli nell'Oriente, nel Sud. Veramente, io penso poi che con la New Economy, che non c'è niente di più globale della New Economy, non c'è niente di più globale di Internet, tutte queste differenze saranno, che ancora esistono, saranno totalmente appianate. Veramente Internet arriva ovunque ormai, io l'ho visto anche in Cina, dove sono stato per la prima volta a marzo, dove ho avuto un incontro con 500 giovani che volevano diventare imprenditori, non me la sarei mai aspettato in Cina, no? A uno ho chiesto, ma così venendo da una situazione come quella cinese, non ho fatto tempo a parlare, mi ha detto, cosa credi? Che 50 anni di comunismo uccidono i 2000 anni di imprenditorialità che c'è, abbiamo noi cinesi. Mi ha scioccato, ma era una grande realtà. E così è anche in Giappone. Anche il Giappone è un paese molto diverso. Io ci sono stato più di 50 volte, sono appena tornato due settimane fa, 58 per l'esattezza, e sono tornato solo il 4 di questo mese. È un paese in cui cioè un paese molto diverso dal nostro. Pensate che tra di loro non scrivono contratti. Un inchino e la parola è la parola, su quella muoiono, e a volte letteralmente, no? Fino a quel punto esagerato. Li scrivono soltanto con noi occidentali, in parte anche perché non si fidano. Io ho avuto 23 anni un contratto d'esclusiva con la Fujitsu e non è mai stato scritto, e questo è stato per me il più grande onore, perché mi hanno trattato come uno di loro, l'hanno sempre rispettato, ma non abbiamo mai scritto nulla. Quando c'è stato un momento molto difficile all'inizio degli anni 90, forse ve lo ricordate, tutta l'informatica è andata in crisi, ci siamo divisi invece che i profitti le perdite da bravi partner, e questa è stata una cosa veramente che mi ha toccato. Sulla scuola, anche Internet sarà importantissimo. Noi abbiamo un'azienda che è particolarmente dedicata all'istruzione a distanza. Non ci saranno più, ci sarà la possibilità di partecipare a corsi in tutto il mondo da parte di tutto il mondo. Il distance learning, cosiddetto, no? Poi con queste tecnologie a larga banda praticamente non ci saranno neanche difficoltà tecniche. Quindi questo sarà molto importante per il terzo mondo. Sarà importante per tutti coloro che oggi non hanno questa facoltà di poter seguire corsi liceali, universitari, da casa propria, dal proprio paese. Quello che diceva anche prima Soro, no? È molto importante, io ci credo moltissimo. E sono d'accordo con quello che hanno detto loro, stiamo vivendo una grande, grandissima rivoluzione mondiale, una rivoluzione che è molto, molto più importante di quella industriale, che ha dei cambiamenti molto, ma molto più rapidi. Non abbiamo ancora visto nulla rispetto a quello che vedremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi è veramente reale, non virtuale. Cioè, veramente io ci credo moltissimo, ma soprattutto anche credo che la tecnologia è al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio della tecnologia. Beh, io intanto ringrazio i relatori che ci hanno fatto finire all'una esatta, quindi questo è importante. Non faccio, diciamo, la sintesi perché penso che l'avete recepito. Credo che sia molto importante tenere d'occhio lo sviluppo di queste nuove tecnologie e il modo migliore per farlo è avvicinarsi e usarle. Non c'è cosa migliore che imparare qualcosa per non averne paura, anzi per utilizzarla per il bene dell'uomo, che resta sempre al centro delle nostre pensieri. Grazie per la partecipazione e arrivederci.